Gianfelice Facchetti, ospite qui su Passione Inter. Gianfelice, intanto ben ritrovato su Passione Inter, grazie per la disponibilità. Grazie a te Lorenzo, grazie a voi. Ciao, ciao a tutti e a tutte voi. Allora, non penso ci sia bisogno di presentazioni per me poter parlare di Inter su Passione Inter con una figura, una persona così interista. È ovviamente un enorme piacere, per cui tra poco Gianfelice io vorrei girarti anche alcune delle domande che arrivano dalla nostra community del club di Passione Inter. Prima però volevo parlare un po' con te di San Siro, del tema stadio, perché in questi giorni, tra l'altro, il Milan che sta attraversando il cambio di proprietà, il tema stadio di Milano per Inter e Milan è tornato molto a far discutere. Tu un anno fa, nel 2021, hai pubblicato un libro che ho letto e poi riletto anche nei giorni scorsi, che è un racconto, devo dire, anche molto personale del tuo rapporto con San Siro, che però in realtà potremmo dire accomuna tutti gli appassionati, non solo di Inter, direi. Per cui vorrei chiederti innanzitutto come nasce questo libro e con quale intenzione, ecco, se così vogliamo dire. Lo faccio anche vedere per chi ci segue in video. Il libro era nato in mezzo al lockdown, quando il calcio era ripartito dopo il primo lockdown, quindi bisogna andare un pochino indietro, e guardando le partite da casa, come la maggior parte credo degli appassionati di calcio, c'era un doppio movimento e una doppia azione, una sul presente, quindi che guardava lo svolgimento della partita, e un'altra che recuperava a ritroso le emozioni di quando si poteva stare sugli spalti, perché come dire, non avevamo il permesso, no, di stare sugli spalti a vedere da vicino. E quindi così, visto che si andava verso il secolo di vita, San Siro tra poco compirà 100 anni, il discorso sullo stadio cominciava a prendere forma, anche se non con la stessa insistenza con cui sta accadendo da un po' di tempo a questa parte, e quindi mi sono detto perché non provare così a tirare un po' le fila del discorso sullo stadio, la sua storia, cercare di raccontare e svolgere quelli che sono stati importanti, no, di quasi un secolo di vita, e soprattutto farlo per coinvolgere in un dibattito sempre di più la cittadinanza sul futuro di un luogo che non è un luogo qualunque, al di là che poi uno tifi per l'Inter o non per l'Inter, ma insomma San Siro è un simbolo di Milano, è un simbolo dell'Italia, e quindi mi sembrava opportuno farlo. Poi dopo un po' che il libro è uscito si è entrati veramente nel vivo della discussione sul futuro, e quindi sono contento di aver contribuito affinché se ne parlasse e che in qualche modo ci fosse una sorta di risveglio anche del dialogo attorno appunto a una questione che riguarda tutti noi, perché poi le conseguenze di uno stadio nuovo vanno a toccare anche il nostro essere tifosi. Ecco, infatti anche leggendo qui emergeva dal mio punto di vista che ti premesse soprattutto dire almeno parliamone pubblicamente del tema nuovo stadio, demolire San Siro. Intanto parliamone, poi però sul tema demolizione, nuovo stadio, tu come ti poni in questo momento? Cosa senti quando si parla di demolire questo attuale impianto? Ma il parliamone era perché non se ne parlava, perché in campagna elettorale, fin quando Sala non è stato rieletto, nessuno nominava la questione. Non appena rieletto, il Comune di Milano ha fatto una delibera di pubblico interesse sull'opera, facendo un azzardo, no? Un passo più lungo della gamba, perché un progetto non esisteva ancora, tant'è che poi sono stati costretti a ritornare sui loro passi. E quindi, come dire, il parliamone voleva dire facciamo le cose con logica, nel rispetto del bene comune e anche con un pizzico di sentimento. È chiaro che è facile molto essere nostalgici con San Siro. Io non sono proprio aggrappato allo stadio di oggi. È chiaro che l'ho vissuto in tutte le sue forme, in ogni angolo, e quindi mi farebbe male, no, l'idea di vederlo demolire, abbattere. Però vorrei che si potesse parlare con franchezza per capire se effettivamente quella sia l'unica soluzione. Un progetto, per esempio, molto interessante di una possibile ristrutturazione è stato presentato. Abbiamo visto in questi mesi quello che è accaduto a Madrid con Santiago Bernabeu, e quindi ci si domanda perché quella strada non è percorribile anche a Milano. È qualcosa che credo si debba provare ad affrontare, no? Se quella strada sia percorribile o meno. Il timore è che, vuol dire, lo stadio, che poi in realtà è la metà soltanto di un progetto ben più ampio, sia un po' il pretesto
per fare un'operazione comunque da regalare a dei fondi, ma dove, come dire, poi l'interesse rispetto ai club sostanzialmente interessa poco. E il vendere anche l'idea dello stadio come la soluzione che sia risolutiva in tutto e per tutto rispetto a quelli che possono essere oggi i problemi del pallone, mi sembra anche un po' semplicistico, perché abbiamo visto, per esempio, il Barcellona in che condizioni versa, abbiamo visto anche che i conti in difficoltà dopo la pandemia di diversi club sono anche gli stessi per la Juventus, che ha uno stadio di proprietà. Quindi il tema della sostenibilità del calcio passa da cose ben più profonde, da calmierare gli stipendi, le commissioni agli agenti, nel valorizzare ancora di più i settori giovanili, nello spostare il peso, per esempio, dell'incidenza della ricchezza del calcio a favore della presenza dei tifosi allo stadio e non a favore delle televisioni, come accade in Germania, a differenza dell'Italia, no? Noi abbiamo regalato Chiaro. totalmente il prodotto calcio alle TV e inseguiamo sempre questa cosa. Quindi probabilmente un equilibrio nel sistema va cercato in cose un po' più radicali e profonde, non semplicemente buttando giù uno stadio e tirandolo su da capo. Per quanto poi sicuramente San Siro ha bisogno di un restyling, questo è fuori Sì. discussione. Chiaro, è stato chiarissimo. A proposito del libro, ti volevo fare anche un'altra domanda perché vengono raccontate tante storie di epoche meno recenti e poi fino anche ai giorni nostri, fino al momento della pubblicazione. A proposito appunto anche di questi aneddoti, anche personali, il nostro Francesco dal club era curioso di sapere se c'è un ricordo che ti viene in mente in modo particolare quando pensi all'Inter e a San Siro. Se c'è un qualcosa è difficile, sono sicuro, però la prima immagine magari che ti viene in mente pensando all'Inter e a San Siro. E come dice, è difficile scegliere perché sono talmente tante, insomma, un po' di anni sulle spalle di Inter e di San Siro ce li ho, e quindi fortunatamente sono tanti, molto belli. Vado invece a quando ero bambino, le primissime, mi viene in mente la prima volta, una delle prime volte in cui mio padre fece l'azzardo di uscire 5 minuti prima del fischio finale durante un Inter-Napoli nell'82 con l'Inter in vantaggio per 2-0. Il tempo di arrivare in macchina, il Napoli aveva fatto 2 gol. Ecco, lì ho imparato la legge di San Siro, dalla quale non si scampa e che ti obbliga a non uscire fino al fischio finale, se no rischi di perderti sempre qualcosa. Assolutamente sì, e con l'Inter soprattutto l'abbiamo imparato benissimo. E, vorrei arrivare un po' ai giorni nostri e mi ricollego anche ad uno degli ultimi capitoli del tuo libro, se non sbaglio, il 36 Internos, in cui racconti anche molto di tuo papà Giacinto. Personalmente mi è piaciuto molto, soprattutto quando racconti la sua vita da dirigente, in cui ho letto di un'immagine di un uomo votato molto, diciamo, al bene dell'Inter, comunque, che l'ho presa come una missione anche il difendere l'Inter in tanti aspetti, anche da dirigente. E ti chiedo, oggi non c'è forse una figura così paragonabile a quello che è stato Giacinto Facchetti per l'Inter, però se vedi delle figure così interiste nell'Inter di oggi o se c'è una mancanza che andrebbe colmata, ecco. Ma io, effettivamente è stato così, cioè lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita quando poi ha avuto il privilegio, no? Per essere partito da ragazzo, settore giovanile, trovarsi a diventare presidente, ha vissuto quella cosa con grande senso di responsabilità, come poi in realtà viveva tutto ciò che faceva e con l'Inter di mezzo, che era una seconda famiglia, questa cosa era amplificata. Sappiamo tutti, è stato un periodo storico anche delicato, quindi sicuramente si era fatto carico di molte preoccupazioni per quello che era il destino e per quello che era il presente e il futuro della società. Oggi mi sembra che l'Inter abbia tra i suoi punti forti sicuramente un management all'altezza, fuori discussione, non lo scopro certo io, ma abbiamo avuto come delle prove tangibili sul campo che dal punto di vista sportivo e anche amministrativo, tanto comunque una tranquillità in un ambiente che magari in altri periodi storici avrebbe potuto perderla, perché comunque insomma le situazioni critiche ci sono state per quelli che sono stati gli scenari ben più grandi del calcio, no? Quindi insomma manca
manca il padre, ai tifosi sicuramente mancherà la bandiera e anche una persona che hanno amato non solo in campo ma pure fuori, però ecco, diciamo che sarebbe un punto di forza in più in una società che mi sembra che si sta difendendo. Allora, rieccoci dopo un piccolo problema tecnico, andiamo verso la chiusura perché stavamo parlando dell'Inter di oggi, quindi intanto Gianfelice, tu diciamo in questo momento siamo in pieno mercato, tanti tifosi dopo l'estate scorsa sono un po' preoccupati, le tante voci che ci sono in questo momento, tu come stai vivendo questo momento intanto? Ma io tanto guarda, non già sappiamo tutti, no, che durante l'estate, mica soltanto per l'Inter, ma per qualsiasi altra squadra, si spendono fiumi di inchiostro di cose che poi non succedono mai. Basterebbe andare a riguardare quello che c'è indietro per rendersene conto. Quindi io aspetterei, in 20 giorni ne abbiamo già lette di ogni, per cui aspetterei la fine per fare un bilancio di quello che sarà, chi resterà, chi partirà, e per fare delle valutazioni. Chiaro, anche perché non più tardi di 10 giorni fa Bastoni sembrava venduto, oggi invece è tutto esatto. Su Skriniar, per te quanto è intoccabile Skriniar? Eravamo curiosi. No, a me insomma ci siamo tutti, è chiaro che come giocatore, come simbolo, come tempra, anche nei fatti, no? aver voluto cambiare il procuratore per facilitare il suo passaggio all'Inter, insomma, ha dato testimonianza di volere l'Inter a tutti i costi e di volersela tenere fin qui, è uno di quelli che scalda il cuore a noi tifosi, a me ricorda in alcuni movimenti quando porta la palla avanti a testa alta e mentre colpisce il pallone alza la testa e guarda avanti, mi ricorda un gesto, quel gesto tecnico, qualcosa di mio padre. Quindi mi sembra, ecco, uno di quelli che sarebbe veramente un gran peccato perdere per strada. Quindi mi auguro che non sia lui il sacrificato, certo è che idealmente non vorremmo perdere nessuno dei migliori, questo sempre, credo che non lo vorrebbero nemmeno probabilmente Marotta, Ausilio, c'è da sperare che si riesca a fare un po' di attivo sul mercato, magari con qualche figura che ha lasciato meno traccia su tutti, quindi non mai dire mai, magari succede e certo. Ci ritroviamo con qualche pezzo in più senza perdere i migliori. Certo, e a proposito di pezzo in più, visto che intanto Dybala si avvicina, sembra sempre più imminente il suo arrivo in nerazzurro, e c'è però questo anche nome di un possibile ritorno di Lukaku che aleggia sempre sull'Inter. Tu come lo vedi un possibile ritorno? Lo riprenderesti oppure quello che è successo l'anno scorso è una ferita troppo grande? Ma no, come dire, c'è poco da fare gli schizzinosi, sì. Chiaro come noi tifosi ci permettiamo, no, il lusso del romanticismo ed è bene che continuiamo a essere così, come quando appunto ami una persona e quindi separarsi, se non si è due a volerlo, fa sempre male. Poi quando uno torna magari sui suoi passi e si accorge, dopo lì ognuno la vede come vuole. Certo che credo Lukaku stesso si sia accorto in questo passaggio, in questo anno buio della sua carriera, che non sempre, no? ci sono delle scelte che poi ti restituiscono quello che già stavi vivendo, cioè si è accorto probabilmente che qui era veramente un re, aveva raggiunto qualcosa di unico, ma anche detto che lui sarà stato contento di andarsene, ma in quel periodo storico ha fatto anche comodo che un giocatore venisse venduto a certe cifre perché i conti lo richiedevano, quindi è stato un gioco delle parti, sì. Lui è andato perché c'era richiesta
e perché c'era bisogno di cedere un pezzo pregiato, come si può, in realtà sono stati due, per dare ossigeno alle casse, c'è poco da nascondersi, quindi insomma credo che abbia fatto la cosa migliore per sé e andando incontro anche alle esigenze della società, perché il giocatore è quello che passa sempre bene e male per il traditore, però in quel momento c'era anche quell'esigenza più grande, quindi se torna e come sembra disposto anche a fare dei sacrifici per ritornare a Milano, ben venga. Chiarissimo. Gianfelice, vado quindi alla chiusura con due domande velocissime dal club di Passione Inter. Intanto su Skriniar hai fatto anche un'investitura importante, quindi sicuramente gli interisti si scalderanno un po' anche per questo, chiamiamolo tra virgolette, paragone. La prima domanda a tal proposito era se è Skriniar oppure se hai un altro giocatore di questa Inter di oggi a cui sei particolarmente legato o che ti piace in modo particolare. Io penso che veramente questa squadra abbia tanti punti forti e anche abbia molti professionisti seri. È stato comunque quello che ci siamo lasciati alle spalle un anno positivo. Per un soffio non siamo riusciti a fare quella che sarebbe stata veramente un'autentica impresa, portare a casa anche lo scudetto, purtroppo, come dire, qualche limite di condizione dovuto anche ai pochi ricambi nella parte centrale della stagione l'abbiamo pagato, però anche in questa squadra, nella roba di questa squadra c'erano e ci sono tanti giocatori molto validi. Tu prima hai nominato Bastoni, sicuramente uno di quelli. A me piace molto Barella, che è un altro trascinatore, insomma, abbiamo penso parecchi leader, Brodovic, insomma, mi sembra che non manchino appunto figure autorevoli, trascinatori, leader di spogliatoio. È una squadra, anche se non si dice poco quando c'è di mezzo l'Inter, è una squadra che ha anche un bel collettivo, e questo è il merito appunto di tante personalità forti che ci sono, e anche se gli altri non ce lo dicono molto, dobbiamo saperlo. Chiarissimo, chiarissimo. E allora l'ultima domanda di chiusura: è chiaro che oggi siamo ancora in pieno mercato e quindi non è semplice, però che sensazioni hai in vista della prossima stagione? Perché diciamo, te la leggo anche ad un'altra domanda che ci faceva il nostro Francesco, perché era curioso di sapere la tua opinione sulla direzione che sta prendendo il progetto Inter, se ti aspetti un Inter ancora in grado di lottare e soprattutto di vincere, e quali sono, ecco, appunto le tue sensazioni su questo tema. Ma io mi guardo attorno e vedo che comunque anche gli altri non fanno sfracelli sul mercato per ora, cioè l'ordine vendere per comprare mi sembra che riguardi un po' tutti, vedo che eccetto pochi grandi club europei, tutte sì, le squadre di Serie A hanno un po' le mani legate, no? In questo senso, sul fatto di intervenire sul mercato, quindi non vedo club spendaccioni. Anche il passaggio di proprietà del Milan pone, credo, e porrà dei paletti a loro, perché comunque anche qua è un passaggio, una situazione che non metterà, penso, il club nella condizione di poter spendere qualsiasi sì, cifra per giocatori. Quindi ciò detto, credo che l'Inter debba ripartire e ripartirà da quell'ultima giornata a San Siro contro la Samp, da quell'abbraccio finale tra tifosi e squadra, che è sicuramente qualcosa che non ha lasciato indifferenti né noi sugli spalti né i nostri beniamini in campo.
e certo Perisic se n'è andato, però insomma credo che ripartirà da lì e l'Inter non potrà non restare competitiva. Cercherà di farlo al meglio, ma non potrà non restare competitiva perché ovviamente cioè non so quali saranno poi le prospettive a lunga scadenza della proprietà, ma in ogni caso se uno vuole restare in alto o anche se poi è orientato a passare la mano deve stare lì e per star lì devi mettere dei pezzi buoni, quindi però mi sembra che ci siano le idee chiare, tutto è da capire quali sono le combinazioni, no? Sì. Però mi sembra che l'Inter sia destinata a ringiovanire la rosa, a mettere qualche pezzettino in più, qualche giocatore italiano a cui ci siamo abituati da qualche anno, quindi mi sembra che la strada sia abbastanza chiara. Si tratta di capire esattamente come si sposteranno le pedine, ma mi sembra... Ho come l'impressione che nel momento in cui prenderà il via il mercato dai primi che faranno posto agli altri, a quel punto si andrà. Si capirà di più. Allora ripartiremo da quel post Inter-Samp che è stata una delle immagini più belle che nel tuo libro credo avrebbe trovato uno spazio degno, perché sicuramente assolutamente. È stato veramente emozionante. Gianfelice, io ti ringrazio davvero tanto per la tua enorme grazie disponibilità. Ringraziamo allora Gianfelice Facchetti, nonostante qualche problema tecnico siamo riusciti comunque a chiudere questa nostra bella chiacchierata toccando veramente tanti temi del mondo Inter. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa chiacchierata e anche del paragone importante che ha fatto Gianfelice Facchetti durante la nostra chiacchierata. Vi lascio in descrizione il link, intanto se volete acquistare il libro che vi ho fatto vedere, c'era una volta a San Siro, e in descrizione trovate anche il profilo Instagram di Gianfelice Facchetti, se volete seguirlo, ha aperto questo nuovo account, potete seguirlo anche qui. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, prima di salutarvi vi consiglio anche un altro contenuto da recuperare, se non lo avete ancora visto o ascoltato. Qualche mese fa siamo andati ad intervistare un ex giocatore dell'Inter, Massimo Ciocci, non so quanti di voi lo ricorderanno, ma sono sicuro che molti di voi lo ricorderanno, e vi lascio, per chi ci sta seguendo in podcast, anche qui in descrizione il link per ascoltare anche questo episodio, mentre per chi ci sta seguendo a YouTube vi lascio il video qui per recuperare la nostra intervista a Massimo Ciocci. Mi raccomando, cliccate qui.